Secondo lei Mario Monti, attuale Presidente del Consiglio, non eletto, è in grado di capire la MMT volutamente, ignora gli esistenti contenuti? Io propendo per solo così. Does Mario Monti MMT? Ha studiato economia all'MIT, giusto? O era Draghi? Era Draghi. Io sarei propenso a pensare, ovviamente, da quello che ho letto, non ci sono prove che la capisca. Non ho avuto modo di riscontrare che la capisca. Ma questo non significa che non la capisca effettivamente. Ok, allora, domanda. Chiarire il discorso delle riserve auree. Le riserve auree possono essere spese per ripagare il debito dallo Stato, si deve fare, è possibile. The gold reserves, the United States government, can go be monetized to pay the debt. Is that to sell the gold? To sell the gold to scale down the debt. Would I do it if I were in Italy right now? Well, can it be done? It would be a temporary fix. Potrebbe essere una soluzione temporanea. If you look at currency users like the US States. Per esempio, consideriamo gli utilizzatori della valuta come gli stati degli Stati Uniti. And nations that borrow in foreign currencies. E i paesi che contraggono prestiti in valuta estera, markets don't like your debt ratios. I mercati non lasciano che i loro indici di indebitamento get more than, 20% superino, diciamo, il 20-25% del PIL. California's debt to GDP. Il rapporto debito PIL della California is 5%. È del 5%. And they have a problem. E loro hanno un problema. So Italy's at 100. L'Italia è a quanto? È a 105-110? Now they got there because allora, they used siamo arrivati a questo punto. Italy got there because Italy used to be a currency issuer. L'Italia prima era un paese che metteva la propria valuta. There was no problem. Non c'erano problemi. When they became a currency ma user, quando è diventato invece il paese utilizzatore della valuta big problem. Sono andati problemi. Okay, non avrebbe dovuto andare così, però così è andata. So to get perciò per poter ritornare ad un livello per così dire sostenibile dovremmo scendere a un 20-25% di rapporto. It's impossible. Ed è impossibile. Selling the gold, vendere l'oro, vendere le riserve auree? May get it down. Sì, potrebbe magari farlo calare di un po'. 70-80%. 70-80%. Still not enough. Però non basterebbe. All that's gonna happen, perciò you'd be back in the same problem, ci si ritroverebbe con lo stesso problema. With no gold. E senza più riserve auree. Ok, allora chi dice? Io, ragazzi, però scrivere, va bene che si parla in modo da Cina, parlare in Cina, cioè, scrivere in cinese, con l'MMT, piena occupazione e massimo sviluppo economico, ma con la Cina che incamerando valute estere fa in modo da non rivalutare gli yuan e tiene bassi gli stipendi, come facciamo a evitare di comprare troppe merci cinesi e affossare quindi la nostra economia per evitare di non portare i nostri stipendi a quelli cinesi, right? Okay, fine MMT and full employment and stuff. But China is holding all these foreign currencies and it keeps keeping the yuan low and wages very low. Okay, how can we avoid having to buy too many Chinese products, and so therefore, as a consequence, to sink our economy that way. You know, how can we avoid lowering our wage standards to those of the Chinese? Okay. The answer is we do it la by maintaining è che lo potremo fare
mantenendo una politica di piena occupazione sempre. For any given size government, per qualunque governo di qualunque dimensione, we keep taxes at the right level, bisogna mantenere le tasse a un livello giusto, so people have enough money in maniera da far sì che la popolazione abbia abbastanza soldi da spendere to buy everything per poter comprare tutto quello che si possa produrre, at full employment, mantenendo la piena occupazione, plus più whatever the rest of the world wants to. Ovviamente tutto quello che il resto del mondo ci voglia vendere. L'economia praticamente è l'opposto della religione. Nell'economia è meglio ricevere che dare. Nell'economia, nel mondo reale, le esportazioni sono costi reali, le importazioni sono dei benefit reali, e quindi bisogna lavorare per produrre le esportazioni e poi vanno a finire a qualcun altro. E perché lo dovremmo fare? Solamente se si vuole avere qualche cosa indietro, in cambio. Pensate veramente alla vostra ricchezza reale. Think of it as your pile. Pensatela come una montagna di soldi, no? The pile is everything you can produce domestically. E questo mucchio praticamente è costituito da tutto quello che voi riuscite a produrre all'interno del paese. Plus what you import. Più quello che importate. Plus what the rest of the world sends you. Più quello che tutto il resto del mondo vi manda e che diventa vostro. Minus what you have to export. Meno quello che dovete esportare oppure che dovete dare fuori. Okay. So after the interesting. Look, the countries that export, i paesi che esportano, they're the world's slaves. Sono gli schiavi del mondo. Since World War II, dalla seconda guerra mondiale, if General MacArthur had gone into Japan, se il generale MacArthur avesse deciso di invadere il Giappone, and he said, "You lost the war." If General MacArthur had said to Japan, "You lost the war. You have to send us 2 million cars a year." Voi ci dovete mandare 2 milioni di auto all'anno. You don't send us 2 million cars a year. Se non ci mandate 2 milioni di auto all'anno perché avete perso la guerra, we have more atomic bombs. Noi abbiamo altre bombe atomiche. You must send us 2 million cars. Quindi è meglio che ci mandiate 2 milioni di macchine all'anno. There would have been a big uproar internationally. E questo avrebbe causato grandissima risposta a livello internazionale. You can't do that to those poor people. E tutti avrebbero detto, non potete fare questo a quei poveretti. We tried that with Germany after World War I and the Treaty of Versailles. Ci abbiamo provato con la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale col Trattato di Versailles. It's inhumane, you can't do that. È inumano, non si può fare. Well, what's happened since World War II? E che cosa è successo dalla Seconda Guerra Mondiale? Japan has sent us 2 million cars a year. Il Giappone ci ha mandato 2 milioni di automobili all'anno. Every year. Tutti gli anni. For 65 years. Per 65 anni. And they think they're winning. E pensavano di vincere loro. We think we're losing. E noi pensiamo di perdere. It's the biggest case e quindi, vedete, questo è il caso più eclatante di riparazione dei danni di guerra nella storia del mondo. Tre generazioni di giapponesi hanno lavorato 12 ore al giorno sulle macchine, eccetera, costruendo queste automobili splendide. Golf clubs, cell phones, golf club, cellulari, e mandando tutto questi prodotti negli Stati Uniti. And we sit around on e noi ce ne stiamo lì, disoccupati, driving the cars all day, che ce ne stiamo in macchina tutto il giorno, e parliamo al telefonino. And we think we're losing. E noi pensiamo che siamo noi che perdiamo. E loro pensano che invece vincono loro. È assolutamente una cosa allucinante. E noi dovremmo mandare dei negoziatori per mettere fine a questa situazione?
refuse. E no, loro rifiutano di metterci fuori. China refuses to stop sending us. Praticamente la Cina si rifiuta si rifiuta di smettere di mandarci 300 milioni di dollari all'anno di prodotti. And what do they have to show? E che cosa hanno da farci vedere? Japan has $2 trillion. Il Giappone ha 2 trilioni di dollari. It's a number. È un numero. On the account and the central bank's computer. Un numero nei computer della loro banca centrale. Tre generazioni di persone che ci hanno mandato tutto quello che facevano. And they get a bank statement. E alla fine che si ritrovano un estratto conto della banca. What if we say, gee, we just had a computer mistake? E se si dicessimo, oh, il computer si è sbagliato. The computer broke. Il computer si è rotto. You don't have your account information. Non ci sono più i vostri conti. What do they have? E cosa gli rimane? Nothing. Zero. What are they gonna do? E allora che fanno? Call the manager? Che fanno? Chiamano il capo, il direttore? This is complete madness. Three generations. È una follia pura, tre generazioni di persone nate, morte per costruire prodotti venduti all'estero. The World Trade Organization. È l'Organizzazione Mondiale del Commercio. This whole line of countries. Ha tutta questa grana, questo stuolo di paesi begging. Che premono to sell more to e the US. Pregano di poter vendere sempre di più agli Stati Uniti. So we can have more products. In maniera che da far sì che noi abbiamo più prodotti. And they can have a number on the Fed's computer. E loro possono avere il loro bel numerino sul computer della Fed. I say, let's not kill the goose that's in this golden egg. Io dico, perché ammazzare la gallina che continua a deporre delle uova d'oro? Ok, fra parentesi. chi deve andare si alzi pure senza aver paura di disturbare. Allora, andiamo avanti con le domande. Full employment, piena occupazione, come si consiglia la qualifica, preparazione, anzianità con lo spostamento dei lavoratori in merito alle crisi occupazionali di settore? Right, ok. He says, full employment is interesting. How do you put together one from the first education, training, and then after 5 years, una volta capito che i fondi ci sono, quindi ci sono abbastanza fondi per dare da lavorare a tutti quelli che vogliono lavorare, e non è un'offerta gratis, perché la gente vende il proprio lavoro e il proprio tempo per un'equa retribuzione. Then those details get worked out. Allora, politicamente parlando, anche tutti questi dettagli si risolvono. Adesso volevo aggiungere un'altra cosa sull'Europa. La Germania è stata esportatrice netta Italy, France, Greece. Verso l'Italia, la Francia, la Grecia. Basta così, no? Non devo aggiungere altro. Ok. Allora, la lira è, o sarebbe, non so, comunque la lira è una moneta molto debole, è vulnerabile soprattutto alla grande speculazione degli hedge fund, perché è garantita da un solo paese, non dall'Unione Europea. Come può sopravvivere alle speculazioni se continuasse a esistere? Ok, currency and vulnerable to speculations by hedge funds. It's not guaranteed by a big country, we're not a big country, it's not guaranteed, not being guaranteed anymore by the European Union. How can it survive financial speculations from USA
properly, it's going to be fairly strong. E innanzitutto credo che abbiamo dimostrato che se viene introdotta nella maniera corretta può essere abbastanza forte. Second of all, there's going to be full employment at all times. Poi, secondo punto importante, la piena occupazione in ogni momento. E vorrei aggiungere questo punto, e questo non significa che io voglia promuovere una cosa del genere, ma il livello della valuta non influisce sulla ricchezza reale di un paese. La ricchezza reale è rappresentata da tutto quanto si produce internamente al paese. Quindi praticamente si riesce ad avere questa produzione a prescindere dalla valuta. Ma cosa fa la valuta e come va? Praticamente si coltivano i pomodori e si possono mangiare. Si fanno le scarpe e si possono portare queste scarpe. Non significa che ci siano delle fluttuazioni della valuta, non importa, perché questi prodotti sono vostri, li avete fatti e li usate. E il resto della ricchezza è rappresentata da tutto quello che vi arriva dall'estero, meno tutto quello che mandate voi. Queste importazioni si aggiungono alla vostra ricchezza e queste esportazioni si sottraggono dalla vostra ricchezza, quindi è meglio ricevere che dare. Il livello della vostra valuta non cambia, non influisce su questa situazione. L'esempio che ho dato, io ero in Australia a fare una conferenza. L'Australia manda delle navi piene di carbone a Hong Kong. They come back full of television sets. Che ritornano indietro piene di televisori. Quindi una certa quantità di carbone corrisponde a un determinato numero di televisori. Based on world prices. Questo sulla base della prezzistica internazionale. That ratio, questo rapporto, of how many television cioè sets you get for your numero di televisioni corrispondenti a un certo quantitativo di carbone, has nothing to do with the non ha nulla a che fare con il dollaro australiano. You're going to get the same television sets. Quindi, for the coal. Si hanno lo stesso numero di televisori per quella quantità di carbone, anche se non esistesse il dollaro australiano. So the currency doesn't affect what you can produce. La valuta non influisce su quello che si può produrre a livello interno in un paese. It doesn't need to affect the real terms of quindi non deve influire neppure sulle condizioni commerciali reali. What it does affect, quello che invece risente della valuta is your distribution within the country. È la distribuzione all'interno del paese. And that's always a political e questo, decision. Questa è sempre una decisione politica. That's under domestic political control. Quindi è una questione che rientra nel controllo della politica nazionale. The question in Australia is, la questione in Australia who has to make the call? Chi deve andare nelle miniere di carbone? And who has to watch the television? E chi è che alla fine si guarda la televisione? And those are all done ecco, by domestic policy. E tutto questo dipende dalla politica interna. There's no natural distribution. Non esiste una distribuzione naturale. Diciamo, sono tutti derivati della politica. Ho risposto alla domanda? Ok, allora qui c'è uno che dice, per definizione la ricchezza finanziaria presa nel suo complesso non è ricchezza reale. L'elite che gestisce questa ricchezza virtuale si pone obiettivi politici ben definiti al di là dell'accumulo di capitale finanziario. Ok, by definition, financial wealth is not really wealth. The elites that handle all this financial pool of wealth, what they do, they pursue an agenda beyond the accumulation of financial capital. I think they pursue a different one beyond the financial wealth. Well, for one thing, they're pretty strange people. Sì, da una parte diciamo che come persone sono abbastanza strane. I know quite a few of them. Io ne conosco alcune. Yeah,
my wife will tell you. E mia moglie ve lo può dire. We don't hang out with them very much. Non ci piace uscire con loro moltissimo. They're not at our house for dinner, so. E non li invitiamo a cena. That's a different story. A casa. Comunque questa è un'altra questione. My proposal. La mia proposta. Involves. You have to look at why is there a pool of capital. Bisogna andare a capire perché c'è questo pool di capitali. It's pretty much explained in my book. E questo è un aspetto che ho cercato di spiegare estesamente nel mio libro. And the answer is, e la risposta che ho dato it comes from è che viene dal mito, the innocent fraud, la frode innocente. That we need to have money to have savings for investment. Cioè che è necessario avere dei soldi per poter avere dei risparmi da investire. There is no such thing. Questa cosa non esiste. It's the opposite. È assolutamente il contrario, invece. Savings is the accounting record of investment. Praticamente il risparmio è la registrazione contabile dell'investimento. Borrowing money creates prendere a prestito dei soldi crea il deposito. Bank loans create bank deposits. I prestiti dei crediti bancari creano dei depositi. If you buy a house, se comprate una casa e fate un mutuo di $200,000, the bank loans the money to the la banca seller of the house. Praticamente presta questi soldi a chi vende la casa. You have a loan. Voi avete il mutuo. The guy who sold the house has the deposit. Quello che ha venduto la casa ha il deposito. The bank created the loan. La banca ha creato il prestito e il deposito. Okay. That's the direction of causation. E questa è la direzione. The deposits won't be there if il somebody deposito non esisterebbe se non ci fosse stato qualcuno che avesse contratto il prestito. Se qualcuno non avesse preso a prestito questi soldi, quindi non avrebbe creato questo prestito, questi soldi fondamentalmente sono nati così. If you have euro in the bank, se avete degli euro in banca, it's because someone else borrowed those euro first. Innanzitutto è perché un qualcun altro li ha presi a prestito da qualche altra parte. Okay, but people believe, ma in genere si tende a pensare savings has to come first. Che debbano venire prima i risparmi. It's not true. Ma non è vero. Okay, so what they do is they, in realtà quello che avviene, in realtà poi ci si crede a questo. They create all these, quindi incentives to save. Si creano tutti degli incentivi al risparmio. They give massive tax advantages. Quindi sgravi fiscali enormi. For not spending your money. Per non fare spendere i soldi. Put your money in your pension plan. Magari, non so, investite i vostri soldi in un fondo pensionistico. And you don't pay taxes on that income. E su questo non dovrete pagare le tasse. Until later when you take fino it out. A quando successivamente poi ne avrete la disponibilità. How can you resist that? Come resistere questa tentazione? Now you've created these pools of savings. E quindi a questo punto si è creato un pool, un accumulo di risparmio. You've created the whales. Avete creato praticamente la balena. Yeah, the whales for the sharks to feed on. Praticamente la balena di cui si ciberanno gli squali. These pools of money are created by questi accumuli di denaro sono creati per sbaglio. A mistaken understanding of how the monetary system works. Un'errata comprensione di come funziona il sistema monetario. They don't need to be there. Non dovrebbero esserci. They're counterproductive. Sono controproduttivi. Okay, they work against public purpose. Vanno contro il bene pubblico. They cause an absurd distribution of income. Causano una distribuzione anomala di ricchezza. All from this misconception. Tutto a causa di questo erroneo, di questa erronea interpretazione. That we need savings to have money, cioè, for investment. Del fatto che siano necessari risparmi per poter avere dei soldi da investire. And worse, if you don't e ancora spend, peggio, if you don't spend your income, se non spendete il vostro reddito, somebody else better spend more than their income. Qualcun altro magari spenderà di più di quello che guadagna. Are all those things you got paid to produce? E tutte quelle cose che voi siete pagati per produrre? Don't get sold. Non verranno vendute. Okay, and that's why we have to have government spending more than their income. È per questo che
dobbiamo avere una spesa pubblica superiore a quello che è il reddito. We need government deficits. Abbiamo bisogno di deficit pubblico per mantenere la piena occupazione. To make up. Per compensare for all of our own income we don't spend in pension funds. Tutto quel reddito che noi guadagniamo e non spendiamo perché lo investiamo nei fondi pensione. And the great irony is, e la grande ironia di tutto questo the people who are against the deficit spending, che quelli che sono molto contrari alla spesa deficit are the ones who want sono us to proprio save more. Quelli che ci vorrebbero far risparmiare di più. They don't realize it's the non other si rendono side conto che sono le due facce di una stessa medaglia. Okay, but you can read it free online. Comunque ve lo potete leggere gratis online. E questo è detto in altre parole per quello che noi abbiamo fatto lavorando sul discorso della teoria neoclassica che diceva che prima bisogna risparmiare per spendere, proprio per sottolineo una cosa, che quest'idea dei fondi pensione, che sono, come lui ha appena detto, un danno reale alla ricchezza nazionale, ok? Questa è data da un sindacalista della CGIL a dire questa cosa in questo modo, vi guardo in faccia e dite che siete scemi, ok? Ci sono tutta la sinistra, ci cascate questa roba qua. E per quello che ho scritto che questo pensiero è più di sinistra della sinistra, non ci arrivano neanche a sinistra in Italia, anzi sono quelli che erano proposti. Quindi, ok. Ok, never mind. Ok, qui c'è un'altra domanda. Allora, chi ha scommesso sulla caduta dell'euro? Quanto guadagneranno? Tale guadagno verrà sottratto all'economia reale? Ci impoveriremo? Ok, adesso mi devo fermare, qui ce n'è anche un altro, ma se no guardate che roba. Ok, now, somebody is gambling against the euro, you know, is gambling on the spending on the forward. How much do the what would be the earnings behind this? And the fear is that what you should gain would be subtracted from real wealth. So we get poor. Well, the big larger question is what la questione principale è in che direzione andrà l'euro? Up or down? In alto o in basso? Japan had a major deflationary crisis. Il Giappone ha avuto una grande crisi deflazionistica. And the yen went up. E lo yen è andato su. Okay. In a deflationary crisis, in una crisi deflazionistica la valuta sale, non diminuisce. The euro surprised most people by how strong it's been. E l'euro sorprendentemente per tutti si è dimostrato molto forte. The Swiss franc had a deflationary problem. Il franco svizzero ha avuto dei problemi deflazionistici. Went up. Ed è aumentato di valore. Not down. Non è calato. The US in 2008 negli Stati Uniti, dopo una grossa crisi deflazionistica, the currency went up. La valuta è salita. Okay, so it's not clear. Non è chiaro whether the euro's se l'euro have an inflation problem, avrà un problema inflazionistico o deflazionistico. So far, finora qualunque politica è stata deflazionistica. You can look at it the way you potete, look at, I call it agricultural crop. Per esempio, pensiamo al raccolto agricolo, come esempio. When you have a crop failure, the crops die. Quando per esempio il raccolto va male, and they're harder to get. Ci sono pochi prodotti, sono difficili da trovare. I prezzi aumentano. Quando invece abbiamo un grosso raccolto, c'è un'eccedenza, i prodotti sono abbondanti, i prezzi calano. So when the European Union says, quando l'Unione Europea dice, you can tax 100 euro. Dovete imporre 100 miliardi di euro in tasse. Dovete per esempio riuscire a tassare. No, scusa, no, allora quando questo non lo faccio anche, cioè quando mi dici quando l'Unione Europea ha detto alla Grecia via, togliete 100 miliardi di euro dal valore dei titoli di Stato che voi dovete ripagare agli investitori, cioè sostanzialmente di decurtate di 100 miliardi di euro, che è come dire tassarli, no? Cioè come uno ti
imponesse una tassa sul valore che tu hai e ti dice ti tolgo via 100 miliardi di euro. Quando questo succede, so a tax like that, una tassazione, una decurtazione di questo tipo, which is what it was, che è stata poi questo che volevano, makes euro harder to get. Rende l'euro meno disponibile, più difficile da trovare. 100, billion in financial assets. 100 miliardi di beni finanziari were taken away. Praticamente scomparsi, decurtati. Austerity. Austerity, quindi. Higher taxes. Aumento delle tasse. Lower spending. Riduzione della spesa. It's a crop failure. Quindi è come se un raccolto fosse andato a male. Euros are harder to get. Gli euro sono più difficili da trovare. Banks won't make loans. Le banche sono più riluttanti a concedere crediti. Euros are harder to get. Gli euro sono più difficili da trovare. All these things, ecco, have been tutti questi fattori hanno mantenuto l'euro a un determinato livello. On the other hand, d'altra parte però, they've scared everybody with euro savings. Hanno spaventato un po' tutti i detentori di risparmi in euro. Into getting out into some other currency. E hanno deciso questi praticamente di prendere i loro soldi e investirli in un'altra valuta. So the question is, la questione a questo punto è: will the euro go up or down? L'euro crescerà o calerà? If they keep with these deflationary prices, se si mantiene questa politica deflazionistica, they will drive it up. Alla fine ci sarà un incremento. That's what drove it to 160 to the dollar not too long ago. È per questo che non molto tempo fa è arrivato a 1,60 rispetto al dollaro. Before they frightened all the portfolio managers out of the euro. Prima che tutti i detentori di portafogli finanziari si spaventassero e si allontanassero dall'euro. But portfolio shifts, ma questi spostamenti di portafoglio one-time events, sono eventi una tantum. You sell your euro and then euro done. E quindi si vendono gli euro e basta, è finita. Taxes are ongoing. Ma la tassazione invece continua.